Il Ministero della Salute sta studiando un piano salva ospedali per ripopolare i reparti fortemente provati dal lungo periodo di pandemia e dalla gestione dei pazienti che reclamano posti letto possibilmente lontani dalle corsie Covid. L'idea, come proposto dall'associazione sindacale ANAO, è di assumere gli specializzandi degli ultimi anni dell'università che però fanno resistenza. Alessandra Della Cà ne ha parlato con Chiara Rivetti, segretario ANAO Piemonte. In collegamento da Torino, Chiara Rivetti, segretario ANAO Piemonte, l'Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Con lei torniamo ad occuparci di un problema annoso, quello della carenza del personale medico che purtroppo fa i conti con ingenti tagli. Parliamo di posti letto, la stima è di 40.000 negli ultimi 10 anni e con un malessere diffuso che si registra in tutti i reparti degli ospedali italiani. Allora le chiediamo qual è la situazione in Piemonte? Beh, in Piemonte il taglio dei medici ospedalieri negli ultimi 10 anni è stato di 550 medici ospedalieri. Questo significa che in molti reparti il personale non è sufficiente e quindi chi c'è è sottoposto a carichi di lavoro eccessivi. In particolare il lavoro diventa particolarmente disagevole nelle aree a maggior stress come il pronto soccorso. La Regione Piemonte ha avviato un tavolo permanente per cercare di reperire risorse, stabilizzare, assumere precari, ovviamente far arrivare nuovi camici bianchi in forze agli ospedali piemontesi. Il fatto è che bisogna cercare di non farli scappare all'estero questi camici. Sì, devo dire che in questi anni purtroppo si avvera quella che è stata definita la tempesta perfetta, ovvero i medici ospedalieri hanno un'età media molto avanzata, quindi questi sono gli anni in cui molti colleghi vanno in pensione. Nello stesso tempo, in questi ultimi anni sono stati formati pochi medici specialisti, quindi ci sono proprio sul mercato pochi medici con la specialità da poter assumere, tant'è che molte ASL indicano dei concorsi per assumere e compensare i colleghi che vanno in pensione e non riescono a trovare dei medici specialisti da poter assumere. Nello stesso tempo il carico di lavoro sta aumentando per il Covid, perché dobbiamo recuperare tutte le liste d'attesa che si sono formate in questi mesi di Covid e che sono conseguenti alla sospensione dell'attività ordinaria, e quindi si innesca un circolo vizioso per cui il lavoro diventa particolarmente gravoso e questo innesca poi la fuga dei medici. Da un lato, medici che si licenziano e vanno nel privato a fare il medico di famiglia o cambiano vita, e in Piemonte contiamo un medico ospedaliero che al giorno si decide di licenziarsi dall'ospedale per scegliere altro oppure decide di andare all'estero. Quindi effettivamente sono davvero urgenti delle soluzioni per diventare più attrattivi.